Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con il bianco e rosso TV Sport. Allora, tra poco ci collegheremo con la nostra Barbara Cirillo. Come ogni martedì vi faremo vivere la ripresa degli allenamenti del Bari, un Bari che ha ritrovato vigore dopo aver accorciato le distanze dalla Regina, un po' tutti si sono messi a far calcoli, insomma ci avviamo peraltro verso un trittico di gare che potrebbe essere, se non decisivo, però molto importante ai fini del verdetto di questo campionato. Ne parleremo col nostro ospite, il tecnico Carlo Praier. Ciao. Grazie, Carlo, e ben ritrovato. Allora, innanzitutto una battuta con te sul momento che vive il Bari e il momento che vive la Regina, perché il tema è questo: il Bari può recuperare perché il Bari sta mantenendo il suo passo ed è un passo molto alto. La Regina, si ha la sensazione che stenti un po' in questa fase, cioè non è più la Regina del girone d'andata, ma soprattutto è una Regina che sta un po' sui nervi. Questa è la sensazione che stiamo avendo. Ma di sicuro la Regina non è quella del girone d'andata, ha approfittato molto della partenza in sordina del Bari e di altre squadre, non solo del Bari. Il Bari, perché aveva l'anomia di essere una società solida, economicamente forte, che poteva allestire una squadra vincente da subito. Poi è partita, come sappiamo, in sordina, ci sono state anche delle incongruenze che hanno portato il Bari a distaccarsi inizialmente. La Regina ha approfittato su tutte e si è instaurata al primo posto con merito. Ora non è in fase calante, è giudiziosamente il Bari in fase di ascesa prorompente, diciamo che è la squadra di vertice top del campionato. La Regina sta facendo un campionato importante che si deciderà nei prossimi 20 giorni. Cioè il 9 marzo, secondo me, è la data che dico a tutti i tifosi che ci sono in ascolto, sarà decisivo per le sorti del questo? Perché? Perché la Regina deve affrontare il Monopoli in casa e deve superare lo scoglio del rientro di Auteri a Catanzaro, del ritrovato entusiasmo. Sì. Il Bari deve affrontare Cavese fuori, deve affrontare la Ternana fuori, anche se la Ternana è disadorna, gioca peggio in casa che non in trasferta. Io dico disadorna perché è una squadra che ha un presidente troppo vivace, uno che li stressa i giocatori, che crea ansia all'allenatore, che non so neanche se finirà il campionato. E quindi una squadra che si autopenalizza da sola, si incarta da sola. Per quanto riguarda il Bari, che invece è tranquillo perché la gestione è molto intelligente da parte di Laurentiis e di Matteo Scala, con Vivarini che sta facendo l'impossibile, perché 21 gare di risultati utili consecutivi sono non un biglietto da visita importante, ma importantissimo. Io credo che a questo punto, dopo questo terno di partite, arrivati al 9 marzo, capiremo se il Bari, se la Regina potrà gestire i 6 punti di vantaggio o se il Bari sarà la nuova leader del campionato. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. Non so se siamo pronti per andare dalla nostra Barbara Cirillo per vedere le prime immagini della settimana per quel che riguarda il Bari. Intanto abbiamo delle immagini invece dalla pagina Facebook del Bari della ripresa degli allenamenti di Amlili. Amlili, che ormai è un giocatore quasi recuperato, potrebbe essere convocato per la prossima gara di campionato, un altro recupero importante, ma a quel punto ci sarà un'abbondanza incredibile al centrocampo. Chi gioca lì in mezzo al campo? Ma è chiaro che questa fase che sto vedendo, così analizzando un po' il filmato di repertorio, devo dire che sta completamente sulla via della guarigione, perché vedo che lavora un po' quelle che nella preparazione atletica al nuoto si chiamano le ercoline, quindi il lavoro ormai abbastanza leggero, quindi la spalla tiene bene e ritorna sulla palla, lo vedi con degli esercizi di rapidità, di percettività ai massimi livelli, quindi penso che nel momento in cui Amlili sarà pronto sarà lui seriamente il candidato a riprendersi il posto, perché un giocatore che si inserisce, va negli spazi, ti ricordi il gran gol con la Ternana. Quindi secondo te il centrocampo del Bari è Amlili, Bianco e dall'altra parte Maita, questi sono i tre candidati a giocare Però il gol che ha fatto Scavone... Appunto. Attenzione, il gol che ha fatto Scavone, no, non me l'aspettavo, perché l'ha fatto di testa, quindi ecco la sua reazione, perché lui ha avuto un incidente molto pericoloso. Sì, sì. Meno male com'è andata, e devo dire che un giocatore comunque può diventare importantissimo per le sorti del Bari, e insomma è uno che può fare il salto di qualità. Poi a Vivarini interessano molto i centrocampisti che si inseriscono a supporto del movimento della doppia punta. Prendiamo una telefonata, pronto? Sì, pronto, salve, sono Francesco da Bari. Ciao Francesco. Ciao, senta, volevo solo sottolineare, vedo che mi avete un attimino anticipato, volevo parlare proprio di Amlili. Secondo me sarà il valore aggiunto a questo centrocampo del Bari.
potrebbe, insomma, potrebbe essere lui a fare la differenza in questo periodo, in questo punto critico di partite. Potrebbe essere un valore aggiunto proprio a un centrocampo già forte di suo. Penso che la prossima partita verrà convocato, ma difficilmente giocherà dall'inizio, perché comunque è reduce da... Magari un paio di partite le salta. O va in panchina, insomma, in panchina, comincia dalla panchina. Senso. Anche perché, insomma, non mancano le altre soluzioni, insomma, è chiaro che devi Maita dare anche... è entrato con prepotenza, ha fatto bene. Bianco le hanno rinnovato il contratto, è comunque quello che si posiziona davanti alla difesa, a cui non rinuncerà Vivarini. Si giocheranno il posto a Scavone, Amli, però Amli è molto importante. Allora, in attesa di collegarci con Barbara Cirillo, non vedo ancora la sua immagine spuntare dal monitor, io direi di vedere Barbara. Facciamo così, siccome ci ha inviato Ciofani, possiamo mandare in onda Ciofani, perché Ciofani l'ha intervistato poco fa, alle 14, vediamo un po' se riusciamo a mandare l'intervista a Ciofani. Eccolo qua, è pronto. Sì, la continuità è importante, perché più che altro le sconfitte portano scorie, a volte anche inutili, perché si va sempre a vedere il bicchiere mezzo vuoto, non si guarda mai il bicchiere mezzo pieno. Mi hai ricordato dopo la sconfitta di Bari del Filotto, che non ricordavo, la continuità è importante, appunto, perché ti fa lavorare bene. Sì, se c'è un'impressione che ho avuto appena sono arrivato, appunto questo, che c'è forse una parte di potenziale ancora inespresso. La squadra è forte, però le difficoltà ci sono in tutte le categorie, in tutte le situazioni, quindi il fatto, appunto, come dicevo prima, di dover rincorrere dall'inizio, dover fare un campionato di vertice, stare sempre a pensare a quello che sta davanti, ti porta via delle energie mentali importanti, è questo quello che non dobbiamo fare. Noi, tanto adesso qui, più che vincerle tutte non possiamo fare, quindi il nostro obiettivo è quello. Tanto, come avete visto, una giornata in più, una giornata in meno, una settimana fa si parlava addirittura già di playoff, già questa settimana con un altro risultato si parla di primo posto, quindi sarà così fino alla fine. La saggezza di Ciofani, che uno che sa come si vincono i campionati. Più che altro l'esperienza. Ha vinto due campionati con il Frosinone. Trasuda da queste parole, una grande esperienza di chi ha già vinto. C'è una telefonata e prendiamo in pausa pubblicitaria. Pronto? Niente, abbiamo perso la telefonata, allora andiamo in pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme con i Bianchi e Rosso TV Sport. Leggero, fragrante, con metà sale e tutto il buon sapore del pane. Forte pane di semola, con 50% di sale in meno. Mangiare bene ti fa bene. So che è buono, perché lo faccio io. City Moda è presente a Modugno e presso il parco commerciale Barimax. Acmei propone prodotti e soluzioni tecnologiche e integrate per impianti di luce, domotica e multimedia. Un team di professionisti supporta il cliente dalla progettazione alla realizzazione dell'impianto. Presente con 13 punti vendita e un polo logistico. Cerca Acmei sui social o digita acmei.it. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato, che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Devi avviare un nuovo cantiere? Devi far fronte a situazioni impreviste? Hai mai pensato di noleggiare per avere macchinari sempre all'avanguardia? Ora puoi, e per quanto vuoi, per un giorno, per una settimana, per un mese. La SG Service Sud è leader nel settore edile, stradale e movimento terra, concessionaria dei marchi Takeuchi, 10, Mosa, Compeir, Atlas, Simex. Offre servizio di assistenza e ricambi. Scopri di più, vieni a trovarci a Modugno Bari, oppure contattaci allo 080 537 5521, o visita il nostro sito www.sgservicesud.it. Give me
When I race, they take my time. Otherwise, I take my time. Sorry, it's my first time in Monaco. Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia. La performance è solo l'inizio. Vieni a scoprirle nell'allestimento veloce Launch Edition. Solo da Auto Club Group, concessionaria ufficiale FCA per Bari, Taranto e Massafra. Scopri di più su www.autoclubgroup.it. Overtech rivoluziona la verniciatura industriale di manufatti metallici per aziende e privati, con l'affidabilità e la durabilità delle polveri termoindurenti. Con Overtech nessun limite di dimensione ai vostri elementi, garantendo la massima qualità nel minor tempo di esecuzione. Overtech, strada statale 96, chilometro 119,7 Modugno. Telefono 080 50 61 920. Pensa Hybrid. Guida Suzuki. L'ibrido del futuro è già qui. Tecnologia Suzuki Hybrid a 13.600 euro con tutto di serie. Solo da Car Service Bari, concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BAT. Viale Iapigia 243 Bari. Dettagli promo in sede. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito, progettazione affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso, fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Nuovo centro usato Volkswagen Zentrum Bari. Polo di riferimento per vetture usate plurimarca e chilometri zero, certificato DAS Felt Auto. Nuovo centro usato Volkswagen Zentrum Bari. Vieni a scoprire tutte le offerte. Poche gocce d'acqua e gli ingredienti che vuoi tu per creare in un attimo mille ricette fresche e gustose. Friselli di Altamura Forte. Una tradizione buona, semplice e sana. So che è buona! Perché la faccio io? Rieccoci insieme per la seconda parte del Biancherosso TV Sport, sempre con Carlo Prai, e salutiamo anche gli studenti dell'Istituto Sociosanitario De Lille che stanno assistendo dal vivo al nostro programma. Allora, 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta, ma prima ancora di riaprire le telefonate, ieri la nostra Barbara Cirillo è stata a Valenzano, perché a Valenzano il comune ha dedicato lo stadio a Vito Sante Miolli. Vito Sante Miolli faceva parte della rosa del grande Torino, il Torino che si schiantò sulla collina di Superga. Quel giorno lui non salì sull'aereo perché stava poco bene. Miolli è deceduto recentemente all'età di 84 anni, però faceva parte di questo organico. Chiaramente non era un giocatore diciamo tra i big di quella squadra, ma faceva parte di una delle squadre più forti in assoluto del calcio italiano. Infatti, allora in questa occasione Barbara, oltre a seguire per appunto questa cerimonia, ha intervistato, perché c'era anche lui, l'ex numero uno del calcio italiano, Antonio Matarrese. Sentiamo cosa ha detto. Oggi si parla di sport come rinascita, un messaggio soprattutto ai più giovani. Sì, si parla di me, no? Tra i più giovani, quindi la rinascita dello sport è la rinascita di una società civile che ha bisogno, attraverso questo grande movimento sportivo, di trovare l'ambizione, l'orgoglio, guardare avanti, non arrendersi, lottare insieme, soprattutto lottare insieme, perché lo sport non si fa da sole, lo sport si fa, è un gioco di squadre, quindi quando la squadra funziona, funziona lo sport. Senta, ma il Bari lo sta guardando? Perché non lo devo guardare? Certo che lo guardo con ansia e con un po' di tristezza, perché vorrei vedere Bari, i baresi, vicino alla società Calcio Bari. Finora ho visto soltanto degli illustri personaggi del calcio nazionale,
ma la città di calcio, nella città di calcio, nella gestione, devono stare anche i baresi, non soltanto i napoletani. Il cuore che batte è sempre biancorosso. E poi come fanno un battito biancorosso? Io sono nato biancorosso, sono diventato, come si dice, qualcuno attraverso il Bari Calcio. È chiaro che mi emoziono, mi arrabbio. Certo, una volta uno soffriva fino all'ultimo minuto, perché quando le cose non andavano bene io non dormivo la notte. Adesso non dormissero gli altri, però io ci soffro. Secondo lei la Serie B è un sogno raggiungibile quest'anno? È dura perché è difficile, vedi, per una città di calcio come il Bari, che è una grande società, trova difficoltà a stare in un torneo come quello della Serie C, perché bisogna avere proprio la cultura della Serie C, la rabbia, la cattiveria, perché non è il campionato di Serie C, anche Serie B è difficile, ma la Serie C vuole di più. E quindi bisogna che i dirigenti stiano addosso ai calciatori, alcune volte anche, diciamo, un po' maltrattandoli, ma per farli diventare ancora più duri. Non si scherza con la Serie C, la Serie C è un inferno. E queste le parole dunque di Antonio Matarese. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. Intanto stiamo cercando di perfezionare il collegamento con l'antistadio, dove c'è per noi per appunto Barbara Cirillo. Matarese faceva riferimento per l'appunto a quanto il campionato di Serie C sia un campionato un po' atipico, no? Anche un po' strano, perché ci sono delle squadre che vanno su e poi vanno giù all'improvviso, cioè non c'è una linearità in questo torneo, tranne ovviamente per il Bari e per la Regina. Innanzitutto mi corre l'obbligo salutarlo, perché mi ha emozionato rivedere quello che è stato il mio presidente. Nella mia storia, nella lunga storia mia col Bari, tanti anni che ho allenato il Vivaio, lui era lì, lo sai. Mi ha ricordato una promozione del Bari in Serie C, quando c'era Cucovillo, c'era Toto Lopez, c'era Giovanni Loseto, c'era Detrizio, una Guastella, una squadra di gente col coltello fra i denti. La mentalità della C non deve essere considerata una mentalità sparannina, ma deve essere considerata una mentalità accesa, ricca di un vulnus combattivo. Cioè, è chiaro che non puoi andare a competere in Serie C su campi infuocati e malmessi se non hai la scorzatura e la voglia di sopraffare l'avversario con l'intelligenza tattica che un uomo come Vivarini sta dimostrando di possedere. Prendiamo una telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, sono Michele da Bari, tanto l'ospite. Ciao Michele. Volevo sapere se in caso di parità di punti fra Bari, Regina e Monopoli, perché il Monopoli non lo escludo io, perché anche perché ha delle squadre favorite anche nel campionato, chi passerà il turno diretto in Serie B? È un'ipotesi. E poi un'altra cosa, sì. Voglio invitare i tifosi di riempire un po' di più lo stadio, che sì. Ora ha bisogno di più il Bari dei tifosi anche. Grazie. Guarda, sulla questione dell'arrivo a pari punti, dovrei vedere un attimo il regolamento. Le squadre, differenza reti, gli scontri diretti, sì. Poi differenza reti, parità di differenza reti, gol fatti, gol subiti, chi ha segnato di più. Chi ha segnato di più nelle squadre si fa la classifica avulsa, cioè nel senso una viene esclusa e due si fa poi si vede la contesa, ma valgono gli scontri diretti, quindi bisogna vedere. Noi col Monopoli siamo pari e patta, no? Anche nell'ambito, anche con la Regina, uguale. Anche con la Regina, anche nell'ambito dei gol. Però vedrò meglio questo regolamento per darvi magari delle delucidazioni in maniera più dettagliata. Per quel che riguarda invece l'entusiasmo intorno al Bari, è un elemento che ha tirato fuori in un'intervista che sta facendo il giro dei social la Ribi, che ha detto: il Priscio. È necessario che torni il Priscio. Ha usato un milanese, ha usato un termine tipicamente barese, ha parlato di Priscio, nel senso questo desiderio di stare tutti insieme a spingere la squadra di calcio. Insomma, certo, se un aggettivo è una parola come Priscio, una parola sostantivata, fosse ripetuta in varie occasioni, sicuramente farebbe parte dei neologismi. Certo. Diciamo che Priscio a noi baresi vuol dire qualcosa anche più dell'entusiasmo, vuol dire proprio quell'entusiasmo frenetico che ti fa scalare le montagne. Per una squadra come il Bari ora è necessario che ci sia tantissimo entusiasmo, soprattutto una grande coesione nello spogliatoio, e credo che questi segnali vengano anche
detti in confidenza dai giocatori. Io sentivo da voi il 91esimo minuto, ho raccolto un'osservazione, faranno una pizza sì. offerta da Vivarini. Sono tutti momenti di grande coesione. Le dinamiche dei giochi di squadra sono molto difficili da interpretare. L'andare d'accordo è fondamentale, anche talvolta abbozzando qualcosa, un po' come succede nelle famiglie, non sempre tutto scorre liscio, però bisogna essere tutti insieme a vivere il momento. Fare squadra, essere un team, vuol dire, in inglese dico team building, no? Uh-huh. Costruire un team vuol dire tanto. Vuol anche dire attraverso piccoli attraverso momenti di aggregazione. Momenti conviviali. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, Enzo? Eccoci, ciao. Ciao, finalmente riesco a prendere la linea dopo tantissimi mesi. Perfetto. Mi dai un minuto in più per sì. fare una domanda al tuo ospite dal sì. punto di vista tecnico, se sì. possibile. Ciao Carlo, volevo chiederti questo. Sì. Secondo te cosa potrebbe fare Vivarini dal punto di vista tecnico, cambiando formazione in trasferta, nel senso per riuscire a vincere quelle due o tre partite in più per agguantare Regina, perché in trasferta probabilmente è il vero problema del Bari. Io ho visto Monopoli Bari, sì. dopo il gol del vantaggio la squadra ha arretrato troppo il suo baricentro e ha subito due gol incredibili e ha raddrizzato la partita solo nel finale. Ecco, in casa siamo riusciti grazie, a provare. Grazie per essere stato molto chiaro. Nel girone di ritorno il Bari non ha ancora vinto in trasferta, tre partite, tre pareggi, in casa invece va come un treno. Secondo te bisogna cambiare qualcosa da un punto di vista tattico, degli uomini o più un fatto mentale? Allora, fatto salvo una premessa, che difficilmente dal punto di vista dello schieramento, del dispositivo tattico muterà qualcosa. Il Bari adesso è una figura precisa dal punto di vista dello scaglionamento, della disposizione, del dispositivo figurativo del calciatore in campo. 1-4-3-1-2. Da qua non si deroga. Rombo a centrocampo, uomo dietro i due attaccanti, movimento della doppia punta. Bisogna studiare le cose che Vivarini fa durante la settimana. Quando andiamo allo stadio guardiamo attentamente i movimenti, spesso sono ripetitivi. Da questo punto di vista non penso che derogherà. Là dipende poi dalla scelta degli uomini. Tante volte noi scherzosamente diciamo la cazzim, no? Adesso il Bari ha un nucleo centrale a centrocampo di giocatori in grande ripresa, vedi ultimo Amli. Sì. E là bisogna scegliere tre uomini di supporto alla Ribi che diano sostanza, carattere, ma anche idee. Io ho sempre detto che nel Bari importante la scelta dei centrocampisti, sarà fondamentale. La selezione nella vita va sempre al primo posto. Però la scelta dei giocatori vuol dire scegliere i giocatori che devono avere un potere decisionale tale da scegliere la giocata giusta al momento giusto in partita. Fatto salvo che, secondo me, nel Bari, non me ne voglia nessuno perché hanno fatto una campagna acquisti e trasferimenti eccezionale, uh-huh. il Bari ha addirittura messo tre titolari, due titolari su tre, sì. o tre titolari nella campagna di rafforzamento della finestra di mercato di gennaio, al Bari comunque sarebbe stato utile un regista alla giorno del Monopoli, che io molte volte ho paventato come un elemento che potesse essere utile insieme a Di Paolo Antonio come alternativa della Vellina. Fermiamoci ancora, pausa pubblicitaria, poi terza e ultima parte del Biancherosso TV Sport. Vedo già Barbara Cirillo, tra poco passeremo a lei la linea, tra poco. Leggero, fragrante, con metà sale e tutto il buon sapore del pane. Forte pane di semola, con 50% di sale in meno. Mangiare bene ti fa bene. So che è buono, perché lo faccio io? City Moda è presente a Modugno e presso il parco commerciale Barimax. Acmei propone prodotti e soluzioni tecnologiche e integrate per impianti di luce, domotica e multimedia. Un team di professionisti supporta il cliente dalla progettazione alla realizzazione dell'impianto. Presente con 13 punti vendita e un polo logistico. Cerca Acmei sui social o digita acmei.it. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri.
CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Devi avviare un nuovo cantiere? Devi far fronte a situazioni impreviste? Hai mai pensato di noleggiare per avere macchinari sempre all'avanguardia? Ora puoi, e per quanto vuoi, per un giorno, per una settimana, per un mese. La SG Service Sud è leader nel settore edile, stradale e movimento terra. Concessionaria dei marchi Takeuchi, 10, Mosa, Compeir, Atlas, Simex. Offre servizio di assistenza e ricambi. Scopri di più. Vieni a trovarci a Modugno Bari, oppure contattaci allo 080 537 5521 o visita il nostro sito www.sgservicesud.it. Kimi Raikkonen. When I race, they take my time. Otherwise, I take my time. La vita, più bello della vita non c'è niente. Sorry, it's my first time in Monaco. Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia. La performance è solo l'inizio. Vieni a scoprirle nell'allestimento veloce Launch Edition. Solo da Auto Club Group, concessionaria ufficiale FCA per Bari, Taranto e Massafra. Scopri di più su www.autoclubgroup.it. Overtech rivoluziona la verniciatura industriale di manufatti metallici per aziende e privati, con l'affidabilità e la durabilità delle polveri termoindurenti. Con Overtech nessun limite di dimensione ai vostri elementi, garantendo la massima qualità nel minor tempo di esecuzione. Overtech, strada statale 96, chilometro 119,7 Modugno. Telefono 080 50 61 920. Pensa Hybrid. Guida Suzuki. L'ibrido del futuro è già qui. Tecnologia Suzuki Hybrid a 13.600 euro con tutto di serie. Solo da Car Service Bari, concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BAT. Viale Iapigia 243 Bari. Dettagli promo in sede. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito, progettazione affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso, fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Nuovo centro usato Volkswagen Zentrum Bari. Polo di riferimento per vetture usate plurimarca e chilometri zero, certificato DAS Felt Auto. Nuovo centro usato Volkswagen Zentrum Bari. Vieni a scoprire tutte le offerte. Poche gocce d'acqua e gli ingredienti che vuoi tu per creare in un attimo mille ricette fresche e gustose. Friselli di Altamura Forte. Una tradizione buona, semplice e sana. So che è buona! Perché la faccio io? Terza e ultima parte del Bianco e Rosso TV Sport. A seguire, lo ricordo, per chi ci segue in diretta, c'è SOS Telebari con il presidente dell'AMIU, ma siamo pronti ad andare dalla nostra Barbara Cirillo. Barbara. Ma non lo chiamano mai a cantare? Sì, Enzo, buon pomeriggio, siamo qui davanti all'antistadio, tantissimi tifosi, anche quelli dell'antistadio con tanto di festa. Bandiere, ma i giocatori biancorossi devono ancora arrivare, hanno iniziato l'allenamento, comunque la preparazione, si rientra in campo oggi dopo la vittoria a casalinga, tutto è iniziato sicuramente intorno alle 14.30, anche perché la conferenza di Ciofani è finita poco prima. Si posizionano qui davanti alle mie spalle i nostri tifosi, quelli della Ove, sono qui praticamente tutti i martedì per supportare la squadra biancorossa. Enzo, però sui social si sta parlando di una polemica che si è creata nella giornata di ieri, perché sono state dette frasi infelici in merito alla vittoria del Bari. Il Bari aggiusta le partite, è stato detto su Regina TV. Abbiamo avuto modo di confrontarci anche con la società biancorossa, ci hanno riferito che le due società si sono confrontate, hanno
hanno parlato, ma la risposta del Bari alla vicenda non ci sarà. Non so se abbiamo tempo di collegarci nel frattempo, se arrivano i giocatori, ma qui davvero tutto tace, quindi ti restituisco la linea. Dovessero arrivare prima della chiusura, ovviamente ci sentiamo. Ma io lo prendo come un segnale di nervosismo, insomma, cominciare a dire che il Bari come dire, ha dei favori, insomma, poi vorrei capire quali sono i favori che ha avuto il Bari negli ultimi tempi. Il Bari ha vinto in maniera limpida contro il Picerno, ha finito in 10 uomini la gara di Monopoli perché è stato espulso per rotta, un'espulsione che ci poteva stare e non ci poteva stare. Non mi sembra di poter, se loro fanno riferimento a quel famoso episodio di Reggio Calabria dove, come dire, noi ci siamo rivolti anche a degli arbitri che ci hanno detto il gol era regolare, insomma c'è poco da discutere. Sì, sicuramente si riferiscono solo a quell'unico episodio che peraltro nella logica dell'attuale situazione classifica permane essere un episodio di grande rilevanza, perché comunque ha fermato la corsa della Regina contro la diretta concorrente, unica, ostinata antagonista, vera antagonista del campionato, che è il Bari. Il Bari che è una super corazzata, fa paura. Fa paura perché il Bari, come ho detto poc'anzi nel collegamento precedente, il Bari ha fatto una campagna acquisti di rafforzamenti nella finestra di mercato di gennaio importante, non l'ha legittimato tutto quello che noi ci si aspettava dal punto di vista tecnico, parlo io come allenatore. Ha detto anche Ciofani però, ha detto la sensazione che ha avuto appena arrivato qui a Bari è di una potenzialità non ancora espressa, esatto, del tutto. Esatto, sì, mi trova concorde. Ma in questo c'è la logica di tante cose, il fatto che il mister ha dovuto sostituire un altro allenatore, ha dovuto piano piano, perché è stato intelligente Vivarini, prima si è messo sulla lunghezza d'onda tattica delle ultime apparizioni di Cornacchini, poi ha consolidato questa dimensione tattica per dopo cambiarla secondo quello che era il suo diciamo orientamento già preliminare, quello di fare giocare il Bari con il rombo a centrocampo, con la difesa a 4 e il lavoro. Posso dirti però una cosa, punte. Quanto non mi piacciono i discorsi che li faccia la Regino, che li faccia il Bari, sta dietrologia. Infatti il Bari non ne sta dietro, parlando. Cioè, la Regina. Non lo dico perché questa volta è diciamo un discorso. Ma sono che fanno d'accordo sul Bari, però francamente. E svilire i concetti di. Io ho una grande fiducia nella classe arbitrale, soprattutto perché paradossalmente gli arbitri di Serie C sono anche molto giovani, io credo che la malizia sia delle persone più esperte e non dei ragazzi. Esatto, di, io aggiungo una 29, cosa, noi 30. Non abbiamo il VAR ancora adottato in Serie C, ora lì il regolamento declama abbastanza in modo conciso e chiaro, se il pallone viene passato dall'avversario e il giocatore è ancora in gioco e può fare gol. No, ma in generale, no, diciamo, se analizziamo quell'episodio, quindi in quel momento, ma non credo, è un peccato perché si rischia anche in qualche modo di inquinare un rapporto meraviglioso fra le due tifoserie, perché ma così non è stato, così non è stato. Amiche da tempo. Facciamo un ultimo collegamento velocissimo, proprio un minuto da Barbara Cirillo, magari non avremo le immagini dei giocatori che arrivano, però niente, facciamo così, dai, lasciamo perdere. Mi dispiace questo, sai perché? Perché ho intravisto coloro che sono stati poi gli amici dell'antistadio che si sono vestiti con la felpa tutto uguali, che il promotore era lì il più alto, che è un ex calciatore mio. Ah sì? Chi è? Sì, che poi è stato un calciatore di valore. Tu ti ricorderai che all'inizio della mia carriera io allenavo la Nuova Bari. Certo. Allora, il mio difensore centrale, avevo una coppia eccezionale, giocavamo a 4, avevo Pietro Mancone. Pietro, che salutiamo. Che salutiamo affettuosamente. E Natale, Luceri, okay. Che poi è andato, Piero andò al Biceglie, tutti e due li voleva il Bari, e Natale andò a Prodò al Monopoli, okay. Quindi comunque giocatori. Lui ancora adesso che fa altro nella vita, lavora diversamente, evidentemente gli ho trasmesso nel DNA quella passione e la cultura del calcio, e adesso segue il Bari, è un super tifoso e mi diceva che è stato il promotore di quelle gruppo, felpe, il gruppo antistadio. Carlo, che siamo tutte addirittura maniera. D'arrivo, ti ringrazio per essere grazie stato a te, grazie a te. Qui con noi, a domani per il Bianco e Rosso TV Sport, ciao.